Ciao ciao da Svideo! Allora siamo qua su Portal 2, questa qua è la prima volta che ci gioco. La campagna pensavo di farla con Stan, ma oggi non c'è Stan, quindi farò pratica dei comandi, la partita singolo, che così quando gioco con lui almeno so un po' i comandi, e quindi per impratichirmi. Avevo giocato tempo fa al primo Portal, ma non mi ricordo più una mazza. Hello, and again, welcome to the Aperture Science Enrichment Center. We are currently experiencing technical Interamente sperimentando problemi tecnici dovuti a circostanze di portata potenzialmente apocalittiche fuori dal nostro. Tuttavia, grazie ai protocolli di emergenza sui test, i nostri test possono proseguire. Questi messaggi preregistrati forniscono sostegno funzionale e motivazionale per consentire alla scienza di andare avanti, anche in caso di collasso ambientale, sociale, economico o strutturale. Ok, qua c'è un cesso. Il portale si aprirà, un test di emergenza avrà inizio in 3, 2, 1. Ok. Ecco il portale. Se non c'è un portale in Portal. Porta che si apre. Attenzione. Porta che si chiude. Rombo. Pulsante attivato. Attenzione. E raccogli. Se i test basati sui pulsanti cubi sono la causa. Vabbè. Raccogli. Ai, non ho fatto E. E lascia. Ah, ok. Così. Fammi passare. Ok. Il programma è notare quel campo di particelle incandescente l'uscita. Questa griglia emancipazione, materiale di apertura, chance, vaporizzerà qualsiasi attrezzatura. Quindi. Quindi. Boh. Vado dentro. Ok. Aperture laboratories. Aperture. Aperture. E si leggerà. Dove andiamo? Se avvertite del liquido scorrere lungo il collo, rilassatevi, sdraiatevi sulla schiena e applicate subito una certa pressione alle tempie. Siete semplicemente sperimentando una reazione rara nella quale la griglia di emancipazione materiale potrebbe aver emancipato i tubicini di drenaggio auricolare. Vabbè, ok. Voglio uscire. Scusate, eh. Dove si. Ah, si esce di qua. Lì è tutto rotto. C'è una scala. Sempre l'omino. Aperture. C'è disegnino lì. Cubo sul coso. Vabbè. Ok. Andiamo avanti. Portale che si apre. E attiva. Andiamo. E si apre il portale là. E si vede anche qualcuno. E là. Se facciamo così. Interruttore attivato, portale si apre, interruttore disattivato. Se invece facciamo così, interruttore attivato, c'è il portale lì. Vabbè, proviamo a vedere. Allora. Dov'è quello più. Scusate, eh. Si torna indietro. Non dirmi che adesso non so, mi sono già arenato, eh. Già da subito. Cos'è la X? Eh? Ah, qua c'è un cubo adesso. Cubo lo piazzo. Che cavolo lo devo piazzare il cubo? Forse qua. Là c'è una X. Ok,
Vabbè, comunque abbiamo rimediato un cubo adesso. Attenzione. Se me, adesso, cioè, se prendo il cubo e lo porto là, così, appoggio. E cosa mi apre? Non apre una mazza. Cos'è quello lì? Già fatto? Perché è venuta la Billy? Non ho capito come ho fatto. Vabbè, ce l'ho fatta, ragazzi. An Aperture Science Reintegration Associate will Bene, andiamo avanti. Beh, non ci ho capito niente di quello che ho fatto, però ce l'ho fatto. Se la Terra è attualmente governata da un certo tipo di animale re, nuvole senziente o altro organismo governativo che si rifiuta non è in grado di ascoltare la voce della ragione, il bzd. Wow, questa roba. Animal King Takeover. Mamma. Animale re. Saliamo. Ehi, ce l'hai fatta, sì. Se mi installo laggiù dovrebbe esserci un dispositivo per portarli. Però non lo vedo, forse è caduto. Perché non vai a dare un'occhiata? Sì. No! Sì, sono qua, nell'acqua. Riesci a vedere la pistola portale? Sì, è là in alto, la prendo subito. Guarda che bel disegno, va. Sai cosa voglio fare? Voglio basare... Crea portale blu. Però aspetterò un'ora, quindi tornerò indietro e assumendo di poter localizzare il tuo cadavere ti seppellirò. D'accordo, fantastico, forza squadra. Ci vediamo tra un'ora, spero, se non sei morta. Ma sono una donna, mi dà sempre del lei. Crea portale blu. Aspetta, facciamo più in basso. Vabbè. Dove sono? Vabbè. Alcuni test di emergenza possono richiedere un'interazione prolungata con androidi militari letali. Vi assicuriamo che a tutti gli androidi militari letali è stata insegnata a leggere e è stata loro fornita una copia delle leggi della robotica. Wow, Asimov, yeah. Come faccio a salire? Ah, aspetta, è vero. No? Non posso? Avanti. Aspetta, boh. E voi, se voglio andare là? Aiuto. Ho visto me stesso. Ah, ecco. Pensate che un androide militare letale non abbia rispettato i vostri diritti? Annotatelo nel modulo di segnalazione automatica. Vabbè, vabbè. Ecco. Perfetto, amici, continuiamo
La 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 la. Saliamo di nuovo su questo ascensoretto, questo elevator, questo lift, questo chiamatelo come volete. Andiamo avanti. Perché cavallo? Non lo so. Così. Andiamo avanti. Il prossimo test è molto pericoloso. Per aiutarvi a restare tranquilli anche di fronte a una morte quasi certa, vi faremo ascoltare una rilassante musica jazz in 3, 2, 1. Sì, è una musica da soft porno questa qua. Allora. Ma è facilissimo. No, aspetta. No, sembrava facile. Aspetta, se vado da qua. No. Allora, vediamo un po'. E là, qualcosa là. Proviamo così. E così. No. Ma non ci sono degli oggetti da poter prendere? E poi quel punto là? Ah, è là il coso da raccogliere. Come faccio a raccoglierlo? Lo devo far precipitare qua. Dov'è? Ah, è qualcosa. Allora, questo qua. Mettiamo qua. Così rimane aperto. Aiuto. Sono sotto sopra. Che casino. No. Non si capisce più niente, aiuto. Aspetta. Beh, vabbè, dai, bisogna andare qua, comunque. Ok. Beh, non era così pericoloso come dicevano. Allora, vediamo un po' qua. Allora, là c'è il cubo. Aspetta. Tac. Hop. Sono qua, però io è meglio che vado là per prendere il cubo, ecco, e adesso lo prendo. Bravo, bravo, Svido, bravo, lo dico da solo. Aspetta, adesso mettiamo qua il coso, il cubo, e facciamo così e andiamo. No, ce ne vuole un altro. Ci sarà un altro coso da prendere? Un altro cubo da prendere? Dunque, vediamo un po'. Qua c'era dell'altro? C'erano dei cubi qua? Qui c'è tutto chiuso. Allora. Boh, altri cubi. Vediamo un po'. Sempre da capo. Ah, è là, là, là l'altro cubo. Allora, ok. Dove cavolo l'ho mandato? L'ho mandato là. Se l'ho mandato là, adesso faccio così e arrivo lì a prendermi l'altro cubo. Ok, adesso piazziamo l'altro cubo. Perfetto. Vi invitiamo a ignorare complimenti immeritati. Ok, lo potete mettere nei commenti sta frase. No, fatemi i complimenti, ragazzi, dai, perché mi sto cercando di impegnare. Cos'è, una stanza chiusa questa? Ho paura. Dunque, aspetta, là c'è l'uscita, là cos'è? Faccio così. Ho rotto un vetro. Vetro che si rompe. Vabbè. Ok. Vediamo un po'. C'è una scala. Non credevo, dai. Pensavo di essere più brocco a Portal, dai.
Vediamo un po'. Ecco, adesso qua iniziamo a fare casini. Ecco, adesso cosa devo fare? Ciao. Ah, qua. Ok, perfetto. Era più semplice di quello che pensassi. Ok, continuiamo la nostra avventura. Va bene, dai ragazzi, io un video direi di chiuderlo qua e poi continueremo con Portal 2 un'altra volta. Vediamo com'è. Ciao, siete stati in sospensione per 50 giorni. Nel rispetto delle normative statali e federali, tutti i candidati alla partecipazione ai test nel centro di relax prolungato di apertura Science devono essere ravvivati periodicamente. Verrà riprodotto un segnale acustico. Quando sentirete il segnale acustico, guardate il soffitto. Ok. Good. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, look down at the floor. Va bene, guardiamo in terra. This completes the gymnastic portion of your mandatory physical exercise. La sezione ginnica, wow. There is a framed painting on the wall. Please go stand in front of it. Ok, questo. This is art. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, stare at the art. Sì, la sto fissando. La sto fissando. You should now feel mentally reinvigorated. If you suspect staring at art has not provided the required intellectual sustenance, reflect briefly on this classical music. Ma dai! Good. Now please return to your bed. Ah, ok, torniamo a letto. È simpatico sto tutorial. Dormi. Wow, ragazzi, che inizio! Good morning. You have been in suspension for 9999999. Tutti i soggetti dei test devono sgomberare immediatamente. Hello? Are you gonna open the door? Any time? Sì, vengo a aprire, vengo a aprire. Are you gonna open this door? Because it's fairly... Bene, oh, God, you look... good, looking good actually. Are you okay? Are you? Well, don't answer that. Insomma. I'm absolutely sure you're fine. There's plenty of time for you to recover. Sì, sto bene, sto bene, grazie. For emergency evacuation. Stay calm, stay calm. Prepare. It's all the same. Prepare. It's all fine. Don't move. I'm gonna get us out of here. Dove devo andare? You might want to hang on to something. Word of advice. Up to you. Aggrapparti a qualcosa. Che cosa mi aggrappo? Oh. All right, down there. Can you hear me? Hello? Cosa devo fare? Most test subjects do experience some cognitive deterioration after a few months in suspension. Sei rimasto sotto per parecchio tempo di più, perciò non è da escludere un lievissimo caso di danno cerebrale grave. That you might have a very minor case of serious brain damage. But don't be alarmed, all right? Although if you do feel alarmed, try to hold on to that feeling because that is the proper reaction to being told that you've got brain damage. Do you understand what I'm saying at all? Does any of this make any sense? Sì. Tell me, just say yes. Sì. Okay, what you're doing there is jumping. You just jump. Non saltare, sono saltato, ma niente paura. Apple. Mela. Ah, no. Spazio. Okay, you know what? That's close enough. Just hold tight. All reactor core safeguards are now non-functional. Please prepare for reactor core meltdown. Fortissimo. Cosa devo fare? I wasn't going to mention this to you, but I'm in pretty hot water here. How are you doing down there? You're still holding on? Aiuto! The reserve power ran out, so of course the whole relaxation center stops waking up the bloody test subjects. Hold on, this is a bit tricky. Aiuto! Nobody tells me anything. No, why should you tell me anything? Why should I be kept informed? Like functions of the 10,000 bloody test subjects I'm supposed to be in charge of. Why? It's close. Can you see? Am I going to make it through? Abbastanza spazio. Just got to get through here. Dove devo andare, ragazzi? Cosa devo fare? And whose fault do you think it's going to be when the management comes down here and finds 10,000 flipping vegetables? Ah, I hit that one.
Dovremmo provarci la stessa a star d'accordo. Se qualcuno te lo chiede non succederà, non preoccuparti, ma se qualcuno chiede tu racconta per quanto ne sai. L'ultima volta che hai controllato sembrava tutti piuttosto vivi, d'accordo? Non morti. Ok. Nella parte di quel muro c'è uno dei vecchi percorsi. Lì c'è un'apparecchiatura che ci servirà per uscire di qui. Penso che questo sia un punto d'ormeggio. Preparati. Ok, mi preparo. Non è un punto d'ormeggio, abbiamo risolto un mistero. Cercherò di aprire manualmente il muro. Sarà una cosa un po' tecnica, tieniti forte. Ok. Io sono pronto, non sto facendo niente praticamente. Devi cercare una pistola che apre degli enormi fori. Non spara proiettili, ma senti, lo scoprirai. Questa volta tieniti davvero forte. Ok. Bene. Ora. Metto così. And again, welcome to the Aperture Science Enrichment Center. Oh!